la baronessa di Carine. Chisto è un conto di storie e di memorie, diverso di chiddu che la gente sente e vuole. Una vicenda di una femmina bedda di cuore, frisca, giovane e sanzera come un giure. Sbucciava a Carine, Laura era lo suo nome, Cesare suo padre, Lanza faceva di cognome. La guardava a vista di qualche scialarato, pensando a un riccone di darci allo lato. Nuddu trasia mai allo suo gran casteddo, solo parente e iddu armato di coteddo. Ma Laura si sentì lo cuore pigliare fuoco, quando vitte trasere nomo allo suo loco. Si chiamava Ludovico, era suo cugino, con l'arma vivace, paria ammiaco di vino, e tirandoci una petrudda dallo finestrone, atterrà un ton secondo la sua attenzione. E iddu, cu sguardo curnutisco cerrerio, ci scacciò l'occhio e lo cuore si cucio. Entato pere d'arbole, ralivere al lato, s'arrampicao facendo assai peccato. Laura e Ludovico perdero la testa, tutti sira a muccione facevano festa, ma poi suo padre portò scompiglio e la obbregò senza gran consiglio. Cerette per marito lo barone Vincenzo, era ricco, lario e a idda ci faceva senso, ma poi dintra chiesa mise le sopere e se lo meritò portandolo all'altare. Ma Ludovico con lo suo manticeddo Laura mai si levava dallo suo cereveddo, e se suo marito partia per una semana, idda lo faceva chiamare come una sovrana. 8 figli fecero da convivenza e 16 anni d'amore con sofferenza. Cesare sapia e per gran convenienza brulicava con pacienza la coscienza. A Ludovico iddo ci faceva l'inchino perché ci prestava sorte in ogni ardino, e quando non ce le potte restituire s'appattava con Ennero per farlo morire. Se Ludovico ammazzato d'onore moria, lo debito cancellato per sempre venia, e lo marito le bene dell'amante ricevia, e la legge di danno niente a iddi ci facia. Soggero e Ennero, con senno e punto, fecero complotto senza fare sconto. Fingero di partire in semmola e s'ammucciaro da rena prevola. E quando Ludovico si vitte con Laura, ravanza a due testimoni certe, cucura, ammazzaro prima iddu con premura e poi a idda con la mano in faccia i mura. Dopo che Laura e Ludovico foro morte, marito e padre processo foro assorte, ricevendo puro un applauso per da sorte e due titoli nobiliare della corte. Ma la mano da baronessa di Carine, con lo sangue che nisciò dalle sovine e ancora una dimura si vire a vista, e qualcuno ancora dice: «Qua è chista?» «Chista, ma di cui stai parlando? Ma di la baronessa che va vagando per le stanze du castello ogni anno e grida a tutti chiedi che non sanno: io e Ludovico non fomo ammazzate per essere state felici e assai innamorate, ma per siti di sorde, roba e gran putire. Ma sta verità non si sape e non si vire».